Buongiorno, sono Donato Grasso, sono uno zoologo, un etologo dell'Università di Parma e assieme alla professoressa Alessandra Mori coordino il laboratorio di etologia, ecologia e sociobiologia degli insetti. Il nostro gruppo di ricerca si inserisce nel solco di una lunga tradizione di studi zoologici ed etologici che fanno dell'Università di Parma una delle sedi più importanti in questo ambito. Il nostro osservatorio sulla natura sono gli insetti e in particolar modo quegli insetti che hanno un sistema di organizzazione sociale particolarmente complesso come le formiche. Gli insetti rappresentano la maggior parte della biodiversità animale e sono per noi un osservatorio importante, una finestra che si apre sulla natura attraverso la quale riusciamo ad osservare e studiare i vari livelli di organizzazione biologica, dalle molecole alle cellule, dalle società agli ecosistemi, con una buona propensione a passare dalle ricerche di base, ovvero la bellezza della conoscenza, alle ricerche applicate, cioè l'applicazione di queste conoscenze. Un esempio di unione tra ricerca di base e ricerca applicata riguarda gli studi che stiamo facendo da alcuni anni sulle relazioni mutualistiche tra formiche e piante. In pratica, formiche e piante, alcune specie di formiche, alcune specie di piante collaborano tra di loro, le piante forniscono risorse alimentari alle formiche e le formiche un servizio di bodyguard per le piante, ovvero le proteggono dall'attacco dei predatori e anche dei patogeni. Questo è molto interessante. Noi abbiamo traslato queste ricerche in ambito agronomico, per cui abbiamo visto che le formiche sono dei buoni agenti di controllo biologico degli insetti dannosi e questo in un'ottica di un'agricoltura un po' più ecosostenibile. Ovviamente c'è ancora molto, molto da fare, però i presupposti sono abbastanza buoni. Oltre che le formiche, studiamo anche altri insetti, in particolar modo monitoriamo le popolazioni a rischio di alcune specie, le caratteristiche ambientali utili alla loro salvaguardia. E in questo caso, quindi, lo scienziato, oltre che a produrre conoscenze, propone dei sistemi di conservazione e anche di sensibilizzazione nei confronti di queste problematiche. La parola chiave, le parole chiave, che sono ormai diventate delle parole d'ordine per noi, ma anche per gli altri, a questo punto sono studio e salvaguardia della biodiversità in tutte le sue sfaccettature. Allora, buongiorno, io sono la dottoressa Cristina Castracani, etologa e membro del gruppo di ricerca dello Yes Lab. Fra le varie linee di ricerca del nostro laboratorio abbiamo poi una linea che riguarda un pochino la biodiversità urbana e l'impatto che l'uomo ha su questo tipo di biodiversità. In particolare stiamo cercando di capire se le formiche possono essere dei buoni bioindicatori, cioè possono darci delle indicazioni proprio su questi livelli di impatto. E nel, diciamo, fare le nostre ricerche, però ci siamo accorti che mancava un'informazione di base importante, ovvero quali sono le specie di formiche che vivono nelle nostre città. L'Italia è una nazione molto varia e quindi abbiamo molte specie di formiche. Di fatto non avevamo informazioni puntuali quella che noi chiamiamo checklist, cioè la lista delle specie che vivono nelle nostre città. E quindi per cercare di rispondere a questa domanda, che è una domanda molto semplice, ma comunque di complicata risposta, proprio perché dobbiamo mettere in campo tantissime risorse, abbiamo pensato di coinvolgere i cittadini. E quindi nasce in questo modo il progetto di Citizen Science School of Ants a scuola con le formiche, in cui noi chiediamo ai cittadini volontari che vogliano partecipare a un progetto di ricerca scientifica di raccogliere dei dati, seguendo un protocollo semplice ma standardizzato, che poi contribuirà in qualche modo a costruire questo database, cioè questa raccolta di dati che ci possa dare poi delle informazioni sulla presenza e distribuzione delle varie specie di formiche nello stato, quindi in tutta la nazione. E se ci siano poi dei fattori di tipo ambientale, quindi di impatto antropico, che modificano in qualche modo questa distribuzione. Il progetto, diciamo, è aperto un po' a chiunque voglia partecipare. Sul sito www.schoolofants.it potete trovare le informazioni necessarie, ma poi grazie a una collaborazione con il Museo delle Scienze di Trento, abbiamo poi sviluppato un percorso specifico per le scuole, per cui per docenti
studenti che siano interessati a partecipare al progetto e quindi portare i propri ragazzi a partecipare al progetto, abbiamo poi sviluppato appunto questo progetto particolare che prevede anche l'utilizzo di un kit specifico che noi abbiamo chiamato Antbox, che qua vedete raffigurato. Per cui se siete interessati contattateci e potete insomma partecipare al progetto.